Conti senza l'osta è sbagliato, io di qua non me ne vado, non me ne vado completamente. E c'è un vecchio proverbio siciliano che dice: cu si senti pungere ne esci fora, chi si sente pungere se ne va, io rimanco. Ti sto dimostrando che c'è un sacco di gente che si fa un culo così, veramente. Ti ho fatto vedere uno che è nella protezione testimone per aver denunciato un mafioso. Ma sì, come ma possono appunto, queste cose non toccarti? Ma certo che mi tocca, però mi sembra assurdo. Cioè, mi vuoi convincere con delle storie che sono veramente delle gocce in un oceano, facendomi credere che questo paese può cambiare. Io non è che ti voglio far credere, io ci credo fermamente in questo. Non mi riesco a vedere Gustav in Germania, lo sai quanto amo la Germania, quanto mi piace Berlino, quanto è figa e tutto, però poi lo so, mi conosco, che a me innanzitutto è una questione climatica. Cioè non mi puoi mettere in una città dove per 6 mesi l'anno il termometro è sotto zero. Un cliché, ma ci siamo stati al festival a febbraio, c'era il ghiaccio, la gente scivolava, tutti con le stampelle, ma dai. Io non posso stare in una città dove non posso andare in bicicletta, devo aspettare che esce la primavera. Se preferisci stare in un posto come la Sicilia, dove vengono mandate 3 pallottole solo perché... Ma nessuno mi manda 3 pallottole, non faccio appunto, niente. Appunto, allora non fai niente. Se fai niente, stai bene in questo paese, ecco. Palle, ogni volta sembra che sono riuscito a convincerti a restare in Italia e tu di nuovo mi fai questa scena. Io non lo so, Gustav, cioè, mettiti nei miei panni. It's time to play my trump card. I've made an appointment with someone wiser than me. Io penso che ognuno di noi ha dei doveri. Il momento nel quale uno abbandona il posto dove vive, dove lavora, e l'abbandona di sua propria volontà, attenzione, non perché è costretto ad abbandonarlo, secondo me questo equivale a una diserzione. Cioè a dire, se in quel momento nel tuo paese le cose vanno male, io credo che si abbia il dovere non di fuggire, ma di restare sul posto, di difendere con estrema coerenza le proprie idee e di non mollare mai, perché altrimenti, andandosene via, lo spazio che noi lasciamo viene inevitabilmente coperto, occupato proprio da quello da cui noi stiamo scappando. Thank you.
Αυτό το Σάββατο η Δημοκρατία μπαίνει στα άδυτα του Αγίου Όρους με ένα πολύτιμο βιβλίο 450 σελίδων. Το Γεροντικόν από το περιβόλι της Παναγίας. Οι άγνωστες ιστορίες για τους αγιορείτες πατέρες και τα θαύματά τους. Αυτό το Σάββατο μόνο με τη Δημοκρατία. Καταπληκτικά τα κουλούρια σου, Σοφία μου. Τι μάρκα είναι? Σπιτικά. Μάρκα Σοφία. Κάντο μόνο σου μπισκότα και κουλούρια. Βήμα-βήμα, από τα κλασικά μέχρι και τα πιο γιορτινά. Με το χέρι, με κουπάτ και κορνέ, αλλά και εύκολα χωρίς ψήσιμο και ζύμωμα. Μπισκότα και κουλούρια. Το 10ο βιβλίο της σειράς Κάντο μόνο σου, αυτή την Κυριακή, δωρεάν με την Καθημερινή. Προλάβετε πριν εξαντληθεί. Χριστούγεννα για δύο άτομα στην Κωνσταντινούπολη. Κερδίστε και αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή 4 αστέρων για 5 ολόκληρες μέρες. Μόνο από το TV Box. Αυτή την Παρασκευή στα Περίτερα. Αυτό το Σάββατο με τον ελεύθερο τύπο, περιοδικό Κουκάρτ, Σούπα Μούπες, η σεφ Αρετή Μουλακάκη πειράζει τις κλασικές σούπες του χειμώνα. Η Μαρία Λόι δημιουργεί 9 πιάτα με λαχανικά από την ελληνική γη. Γλυκά στο δεκάλεπτο από το Βασίλη Τζίμα. Και όπως πάντα, σούπερ διαγωνισμός. 10 τυχεροί αναγνώστες θα κερδίσουν από μια ηλεκτρική σκούπα με την υπογραφή της Μαρίας Λόι. Μην το χάσετε. Αυτή την Κυριακή ο ελεύθερος τύπος αναλαμβάνει τη φροντίδα της υγείας σας για έναν ολόκληρο χρόνο εντελώς δωρεάν, τώρα και για όλους τους βορειοελαβίτες. Αποκτήστε την πολύτιμη κάρτα υγείας μεγάλου διαγνωστικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη για δωρεάν ετήσιο check-up, διαγνωστικές εξετάσεις, προνομιακές τιμές στην νοσηλεία κατοίκων. Κάντε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σας και την οικογένειά σας. Τύπος της Κυριακής, μην το χάσετε. Però sai di cosa mi sono veramente rotto durante questo viaggio? Che cosa? Che ogni volta che andiamo in un albergo e diciamo che siamo, abbiamo prenotato noi la matrimoniale, la gente non ci crede e ridono. Ma vabbè, Gustav, ridono perché sono in imbarazzo, non sono abituati. Sì, vabbè, qui c'è la concezione che l'omosessualità è una cosa nascosta, segreta, di cui non se ne parla. Noi arriviamo lì, diciamo, vogliamo una matrimoniale e li lasci spiazzati. Non potresti immaginarti in Sicilia? Non ti piacerebbe questo ritmo lento, contemplativo della vita? Sì, prendersi certo i tempi, mangiare bene. Ti basta? Beh, non è abbastanza. Non è questo poi la vita alla fine? Mangiare, dormire, far l'amore. Beh, allora sei un animale. Beh, siamo tutti animali, infatti. Quanta saggezza oggi. It's all there in the Italian Constitution. Our environment is strictly protected, and yet wherever you look, Gustav has told me that every day an area of land equivalent to 251 soccer fields is covered in concrete. Well, I thought I'd try another tack. I brought him to the capital of property speculation, Jarre in Sicily, where the local politicians hit on an original job creation scheme that would line their pockets at the same time. They commissioned any number of building projects with public funding, including EU funds, except that once they got the money, there was no need for any of these schemes. So now this town can boast no less than 12 unfinished monstrosities. Mi sorprendi sempre. Non hai la patente, ma il brevetto da pilota. Ah, questo qua sotto è il centro polifunzionale che non funziona. Guarda, ecco lo stadio del Polo per 22.000 persone. Ah, guarda, guarda, il teatro nuovo. Pensa che il cantiere è stato aperto nel 1952 e ancora non è finito. Ma la piramide di Cheope l'hanno fatta in 30 anni. Vabbè, erano altri tempi. Tu e le tue piramidi, questa è la Bambinopoli. Ora atterro che ti presento dei ragazzi geniali che hanno fatto di questi ecomostri un'attrazione turistica con il Festival dell'Incompiuto Siciliano. Luca, non ce la faccio più, aiutami! Come c'è il barocco nazionale, c'è il barocco siciliano, c'è l'incompiuto nazionale, c'è un incompiuto a parte che è l'incompiuto siciliano, che fa stile, fa specie,
perché appunto rispetto alle opere delle altre parti d'Italia che sono più opere infrastrutturali tipo ponti, ospedali eccetera eccetera, invece a Giarema, questa in Sicilia, ci sono velodromi, campi da polo, piscine, centri polifunzionali, piste per le macchine telecomandate, diciamo c'è una spinta creativa più forte, mettiamola così. Perché in tutti questi anni gli abitanti non si sono arrabbiati con chi ha deciso di costruire queste strutture? No, io penso che si siano arrabbiati. Noi, ci è capitato anche di fare un sondaggio e per esempio la rabbia era il secondo sentimento più forte che c'era, il primo era la vergogna. E penso che questi due sentimenti, rabbia e vergogna, si autoescludono in pratica, perché se tu ti vergogni di una cosa tendi anche a sopire la tua rabbia, perché appunto è come se fossero dei buchi neri, delle cose che nessuno sa dove sono, nessuno ne vuole parlare, nessuno sa come sono andati fatti. Ma questo credo che nasce anche dal fatto che sono delle opere che non erano funzionali a nessuno, un campo da polo non serviva già, non ci sono dei giocatori di polo che lamentano la mancanza di questa struttura. Di fatto. Potrebbe diventare patrimonio dell'UNESCO. Potrebbe diventare patrimonio dell'UNESCO. E, capisco che è difficile il salto e il passaggio, però è vero anche che l'Italia non può far finta che non ci sono stati 30 anni nel quale i suoi amministratori, con le sue classi e dirigenti, quali architetti, progettisti, urbanisti, hanno lasciato questo. Hanno rubato tutti qua, tutti. Questi sono soldi pubblici e tu continui a dire che è una buona idea rimanere in Italia. Cioè, ti stai contraddicendo, Luca. Ah, oh, Gustav, ma insomma, ti ho portato a Giarre a vedere l'incompiuto siciliano, che è una roba geniale, che ti fa capire il genio, la creatività dei siciliani, che sono dei filosofi, è la terra della filosofia. Luca, sei ridicolo. È ridicolo, ci hanno speso milioni e milioni di euro e per quale servizio? Per poi avere una cosa che non è mai stata attuata. E tu dici, ah, oh, è la genialità italiana, ma dove? Dove? A rubare, molto geniali a rubare, è beh, vero. Ci vuole un certo talento, anche in quello. We were still crossing the Straits of Messina when Gustav started telling me that Calabria has the most extensive unauthorized building in the whole of Italy, with one illegal construction for every 100 meters of coastline, and that Calabria comes second after the Naples region for illegal dumping of toxic waste. It's standard practice for industries, above all in the north of Italy, to save themselves millions of euros by getting the mafia to dispose of their toxic waste. It simply gets quietly buried somewhere south of Rome. The animals graze, and we eat them. Portato nel cuore dell'Andrangheta. Ma Gustav, l'Andrangheta ormai sta a Düsseldorf, non sta mica più in Calabria. Ma sta ovunque. Eccoci. Andiamo a incontrare il sindaco. Noi siamo qui ad incontrarla perché lei sta facendo una cosa eccezionale. In realtà lei sta applicando la legge, sta facendo una cosa che dovrebbe essere normalità. La normalità. Sì, sì, noi ci siamo candidati senza voler fare niente di particolare, volevamo semplicemente fare buona amministrazione. E in effetti quando qualcuno dice questa lotta alla mafia, lotta all'andrangheta o questi grandi eventi, noi probabilmente neanche li riconosciamo, perché per noi stiamo cercando veramente di fare soltanto buona amministrazione, applichiamo le regole, cerchiamo di raggiungere obiettivi che sono obiettivi concreti, interessi generali.
In questi 2 anni e mezzo erano stati fatti molti atti, erano stati toccati interessi particolari, parlo di lottizzazioni, parlo del dei parchi eolici, parlo di bandi di gara che sono stati sconvolti, nel senso che mentre prima andavano sempre in un certo modo sono stati impostati e mandati avanti diversamente. Diciamo che erano stati toccati molti interessi, per cui in 4 notti sono state bruciate 3 macchine, la mia, quella del vice sindaco e del responsabile del settore urbanistica, questo nel mese di luglio. A un altro consigliere sono stati mandati per ben 2 volte dei proiettili e poi anche le lettere anonime, insomma gli atti sono piuttosto concreti. Si pensa ancora al mafioso con i baffi, la coppola e il fucile dietro la schiena, no? Forse in maniera stupida uno pensa che il mafioso è quello, in realtà il mafioso è ben altro, è proprio altro. Ma non è solo qua, anzi penso che qua ormai sono rimasti pochi. Il mafioso è dove ci sono interessi economici alti. Qui non c'è tanto, i soldi sono al nord. Gustav, non puoi entrarci, eh? È pericoloso. Solo per un'immagine. No, Gustav, no, è pericoloso. Non è pericoloso. Gustav, ho visto un ingresso. Gustav, sei così da 20 anni, vuol dire che è fatiscente, a rischio crollo, dai. Ma non è. Andiamo a vedere cose più belle di questo. Guarda, guarda dove ti porto. Questa è Le Castella. Qui è dove Monicelli ha girato l'armata Brancaleone, ti ricordi? Veramente incredibile come a 500 metri dalla bruttezza c'è la bellezza assoluta. Ma l'Italia è così, Gustav. Ti devi concentrare sulle cose belle, altrimenti non se ne esce. Meanwhile, a miracle has happened in Milan. For the first time in almost 20 years, a left-wing candidate has been elected mayor. Surely if Berlusconi is starting to lose power in his own stronghold, something really is about to change. There's nothing new to report in Rome, though. Here you see the Secretary of State for Family Welfare on the warpath because a well-known Swedish firm has shown a gay couple picking out their furniture. According to him, this is contrary to the idea of the family as laid down in the Constitution. I've made up my mind to take Gustav to Puglia, where against all odds, the regional governor, Niki Vendola, is a communist, a Catholic, and openly gay. Libertà non è semplicemente avere un telecomando e scegliere quale tra i 1000 canali di Berlusconi possiamo noi vedere. La libertà è libertà dalla paura, è libertà dalla miseria, è libertà dall'ignoranza, è libertà dalla superstizione. È quella la libertà. Nel sud abbiamo i dati ufficiali che dicono che il 50% dei giovani non hanno e non avranno lavoro. Non è il gay pride che distrugge le famiglie, ma è la paura di non avere futuro per i propri figli. È questo che distrugge la famiglia. La famiglia ha bisogno di cose concrete, perché in una famiglia dove c'è un solo stipendio e 2 figli, seppure c'è il nonno malato di Alzheimer, quella è una condizione sicura di povertà. Buongiorno, sono Gustav. Ciao. Ciao. Essere minoranza, diciamo, come orientamento, non significa che i temi di cui sei portatore non possano invece parlare alla maggioranza delle persone. La politica ha bisogno di riconnettersi alle domande della vita quotidiana e anche di riconciliarsi con la cultura. Oggi la politica è leggera e di facili costumi, è una politica proprio della battuta di stamattina e il suo interesse è produrre la battuta di stasera. Conosco molto bene tutti gli argomenti per cui
verrebbe voglia di scappare da questo paese, perché il clima culturale, il clima civile si è in tutta evidenza imbarbarito. Questo paese è come se improvvisamente avesse smarrito il sentimento della propria storia, della propria memoria. Ecco, sono tutte buone ragioni per scappare via, ma sono anche buone ragioni per restare, perché questo paese è frutto di molti parti, di molti concepimenti, di molti travagli e di molti dolori. E anche il deposito, diciamo, di un immenso patrimonio di bellezza e di civiltà. Bisogna sapere che restando bisogna scalare delle montagne per vivere. E tuttavia, in cima a quelle montagne c'è la conquista di un'Italia migliore, e questo è un buon motivo per restare. I've got a feeling Gustav is beginning to have second thoughts. There's a month to go, and I can still do it. I've introduced him to all sorts of people. What could I still have up my sleeve? Dicono i santi monaci del deserto, la segatura messa sull'acqua galleggia. Se vuoi trovare le pietre preziose, i diamanti, devi andare giù. E dunque prendetelo come volete, male ce n'è, ce n'è stato. San Paolo dice che i tempi sono cattivi, quando scriveva, e circa 2000 anni fa. Altrettanto oggi, purtroppo parliamo sempre e solo delle cose negative. Anche qui un'immagine: fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Adesso ognuno poi faccia le sue scelte. Where were we? Oh yes, we were in the middle of moving. 6 months have gone by, and you'll be wanting to know whether we moved to Berlin or stayed in Rome. Once I read on a t-shirt, life is too short not to be Italian.
not sure what it meant exactly, but I liked it.